Sì, grazie. Grazie Presidente. Ci apprestiamo a votare un assestamento di bilancio molto, molto importante. Sono orgoglioso, sono contento di votare questo provvedimento e penso di rappresentare la sensazione di tutto il gruppo di maggioranza. Orgogliosi perché votiamo un provvedimento che va a finanziare tanti progetti importanti sulla mobilità sostenibile, sulla sicurezza stradale, sul rifacimento delle strade che servono a questa città. Per questo non ne faccio una questione personale, ma trovo anche le polemiche delle opposizioni sinceramente fuori luogo. Fuori luogo perché si sta lavorando. Colleghi, per favore, si fa fatica a sentire. Penso il consigliere pure a parlare. Sì, grazie Presidente. Dicevo, ho trovato sinceramente le polemiche delle opposizioni completamente fuori luogo perché in questo assestamento di bilancio sono contenuti tanti lavori, tanti progetti pronti a partire, tanti cantieri che questa città attende da anni. E questo anche è bene sottolinearlo, Presidente. Non si stanno dando dei soldi a pioggia su dei progetti che non si sa che futuro avranno, ma si stanno andando a destinare risorse su progetti pronti, le cui gare verranno bandite nel corso di quest'anno e i cui cantieri saranno aperti nei prossimi mesi. Così faranno anche i municipi che in questi 2 anni tanto hanno lavorato, ad esempio sulla manutenzione stradale, e tanto faranno ancora. E da questo punto di vista mi sento anche di ringraziare la Giunta, di ringraziare gli uffici per come hanno lavorato, per l'attenzione e per la precisione. Non sono veramente ringraziamenti di rito, ma sono ringraziamenti più che veri. Dicevo tanti progetti finanziati, tanti progetti che ad esempio in Commissione Mobilità abbiamo seguito con i cittadini, abbiamo seguito con i comitati e finalmente si vedranno realizzati. Finalmente i lavori che tanti cittadini hanno aspettato cominceranno a partire. Ci sono progetti interessanti in questo assestamento di bilancio, penso all'isola ambientale al Quadraro Vecchio, penso all'isola ambientale a Via La Spezia e a Via Taranto, penso ai tanti lavori per le nuove corsie preferenziali, ai lavori per la messa in sicurezza di diversi incroci pericolosi dove, Presidente, ahimè, avvengono tantissimi incidenti e finalmente questi incroci saranno messi in sicurezza. Penso all'acquisto di nuovi Velox, nuovi sistemi per rilevare gli eccessi di velocità che salveranno tante vite. Nei prossimi mesi serviranno a moderare la velocità in tanti punti della città dove ahimè si corre e quando si corre poi gli incidenti purtroppo anche mortali molto spesso sono dietro l'angolo. Quindi appunto Presidente è un provvedimento importante, un provvedimento che quest'Aula, ma direi la città, attendeva da tanto tempo, un provvedimento che porterà tanta concretezza in questa città. Voglio fare una parentesi, un passaggio un pochino più ampio. In questi primi 2 anni abbiamo lavorato probabilmente più sotto traccia, più dietro le quinte, perché chiaramente quando, e l'assessore Lemmetti chiaramente lo sa bene, quando riporti la regolarità contabile in un ente, magari il cittadino lì per lì non se ne accorge, ma i cittadini devono sapere che in Campidoglio prima i bilanci di previsione venivano approvati nel corso degli anni e quindi non erano dei bilanci di previsione. Ricordo nel 2013 il bilancio di previsione fu approvato a dicembre, nel 2014 fu approvato ad agosto, quindi non erano bilanci di previsione. Quegli anni si spendeva in dodicesimi, quindi non c'era programmazione, non c'era pianificazione, non c'era certezza per gli uffici e per i dipartimenti e per i municipi per poter investire. Tutto questo con noi è cambiato. Chiaramente, ripeto, è un po' come levare la ruggine, chiaramente è un lavoro che all'inizio non dà risultati, ma sono sicurissimo, ne sono più che convinto perché sto seguendo tantissime opere, tantissimi interventi in prima persona che da qui a breve partiranno molti cantieri e i cittadini potranno anche toccare con mano quello che è stato il nostro lavoro. In questi giorni proprio è partito il cantiere per la corsia ciclabile lungo via Tuscolana, un progetto anche questo atteso dai cittadini da tanto tempo. Pensiamo alla ciclabile Nomentana, pensiamo alle tante corsie preferenziali che andremo a realizzare già nel corso di quest'anno e che andremo a proteggere e a mettere in sicurezza. Quindi, dicevo Presidente, appunto, un cambio sicuramente epocale, un cambio di rotta netto e deciso che porterà tanti benefici a questa città. Quindi ecco, non posso che consegnare il voto favorevole del gruppo che rappresento a questo documento e sono convinto che ancora bene faremo nei prossimi mesi. Grazie.